Ok, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Ricordiamo che è una produzione ANS TV. Quest'oggi in studio con noi abbiamo tre dei concorrenti al Messina Talent Show, un talent ideato dal nostro amico Andrea Brancato. In studio con noi abbiamo Mary Baviera, Francesca Buonasera a tutti. Raffa Buonasera. e Ermi, ciao, benvenuta anche a te. Iniziamo con te. Tu sei in un bel posto stasera, eh? Noi ti invidiamo, ti invidiamo. Allora, parlaci un po' della tua esperienza a questo talent, al primo Messina Talent Show. Le tue impressioni. Ok, io sono partita a fare questo talent veramente più che altro per buttarmi un po' e sciogliermi, nel senso, io sono qui dove mi state vedendo per lavoro, perché faccio l'animatrice nei villaggi turistici Sì. e lavoro tanto anche sul palco, anche come presentatrice, però il canto è sempre stata una cosa che mi ha chiuso in un certo senso, non so se riesco a spiegare bene quello che intendo. Su cui mi bloccavo un po'. Sono sempre stata un'autodidatta, ho cominciato a studiare canto a gennaio praticamente, a prendere delle lezioni di canto seriamente, Sì. Cioè, da perché per il poco. resto cantavo, sì, da pochissimo. Per il resto ho sempre cantato qui nei villaggi per lavoro, ma ho fatto musical e quant'altro, però lo stesso, la paura del palco. L'emozione c'è sempre. Se ti dovessero chiedere di presentare. Ok, te l'ho già detto. Come? Allora, tu hai parlato che ti piace presentare oltre che Anche, cantare, fai sì. l'animatrice. Se ti dovessero chiedere di presentare il Messina Talent Show o di scegliere di partecipare come cantante, cosa sceglieresti tra le due opzioni? Due Eh? poche? Allora, benvenuti questa sera ad una nuova puntata del Messina Talent Show. Va Qui bene così. in veste da presentatrice, ma cosa scegli? Presentare o cantare? O preferisci cantare da concorrente? Ah, guarda, se dovessimo ripetere l'esperienza, ti direi che mi piacerebbe molto molto cantare, però anche presentare non mi dispiace, quindi sono andata lì per cantare principalmente. Quindi sì, ti dico il canto. Hai detto che hai calcato tantissimi palcoscenici, soprattutto in veste di presentatrice o di animatrice, ma in veste di cantante hai Per la calcato prima quando? volta. Alla prima volta, perciò ti è rimasto impresso Sì. questo primo palco, giustamente dove Diciamo disse. che quando ero più piccola ho cantato per una radio, non so Sì? se posso fare il nome, una radio Certo, messinese, la puoi Radio fare. Antenna dello Stretto, perché ho Sì? vinto un concorso scolastico. Sì. Poi crescendo, però appunto al di fuori dell'animazione come cantante non mi sono mai presentata da nessuna parte. Quindi sì, mi resterà impresso per questo motivo, ma anche perché si è creata un'atmosfera bellissima anche con gli altri ragazzi, quindi ormai siamo una famiglia. Ci sentiamo giornalmente, abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci sentiamo sempre. Io ultimamente, visto i ritmi molto serrati che ho, scrivo Sei un po' poco meno presente. spesso, meno presente, non poco presente, perché cerco di essere presente comunque e loro non mi fanno mai sentire assente, perché trovano sempre il modo di coinvolgermi. Questa è una cosa stupenda. Una domanda, hai mai pensato di scrivere una canzone tua? Di farla Allora, in musicale? realtà l'ho scritta, Oh, hai. però non ho mai avuto il coraggio appunto di farla leggere a qualcuno o comunque di metterla in musica. Ho scritto il testo. Allora, se io non te l'avessi chiesto, non sapevamo di questa tua canzone che già. Eh? È una bella Sì, cosa. praticamente sì. Beh, non ti chiedo neanche il Dovrebbe, titolo, non te lo chiedo il titolo. Se poi un domani ti deciderai è a possibile. intraprendere la carriera da cantautrice, ci farei avere la canzone, il testo e ti riospitiamo nuovamente in radio o in studio, con molto Ok, ti piacere. ringrazio molto. Volevo aggiungere un'ultima cosa, stavo Sì. pensando alla domanda che mi hai fatto prima.
ho anche cantato prima del Messina Talent Show, ho cantato una canzone di e con Gianfranco, che è un altro concorrente del Messina Talent Show. Sì. La canzone si intitola Mi ami sì, mi ami no. Noi ci siamo conosciuti in tutt'altro modo in realtà, non sapevamo neanche che ci saremmo poi ritrovati lì. Quindi è stata una sorpresa, però sì, abbiamo già cantato insieme. È una bella esperienza, una bella cosa veramente. Molto, va bene. Molto. Ermi il tuo nome d'arte? Sì, allora io mi chiamo Erminia. Sì. Ermi sarebbe il diminutivo, però sì, lo preferisco come nome d'arte. Ok, ti ringraziamo allora Ermi, ti lasciamo al tuo da fare. Di te. Ti ringraziamo per essere stata con noi, ti aspettiamo alla prossima occasione, speriamo presto da cantautrice, va bene? Grazie mille a voi, ciao, un bacio a tutti. Ciao, grazie, un abbraccio. E allora, torniamo in studio, andiamo a parlare con chi? Con Francesca, dai, con Francesca. Francesca. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta anche grazie a te in questo cocktail musicale, le interviste. Anche per te la stessa domanda, parlaci della tua esperienza di questo Messina Talent Show, le tue impressioni. Anche per me è stata la prima esperienza. Non hai mai cantato, non ti sei mai sentita esibita in pubblico? No, sempre con amici, al karaoke, giusto per gioco. Non sotto la doccia. No, come vabbè, tanti. Sotto la doccia lo facciamo un po' tutti. No, io non canto sotto la doccia. E invece io sì. Però è stata una bella esperienza. La canzone che hai preferito portare a questo festival, a questo contest? Allora, dire l'ultima sarebbe scontato, però ne ho preferite due. Principalmente una è di Mara Sattei di quest'anno, 2000 minuti, festival, sì. E l'altra di Adele, che è Set Fire to the Rain, che quella è stata tosta da portare. Il tuo cavallo di battaglia, questa dove riporterai nuovamente in un altro contest? Ma 2000 minuti direi. Di Mara Sattei. Sì, sì, la sento più mia, ecco. Se ci fosse la seconda possibilità, secondo festival, secondo talent show, secondo Messina Talent Show, ci parteciperesti? Sì, sì, lo rifarei assolutamente. Lo consigli a sì, sì. Tuoi amici, amiche? Chi come me magari vuole iniziare, buttarsi. Secondo me sono stata anche fortunata per l'ambiente che ho trovato, quindi mi ha spronato sempre a fare del mio meglio, sempre a dare del mio meglio, ecco. Quindi chi si vuole buttare? Secondo me è il contesto giusto. Buttarsi piano piano però senza come farsi primo male, impatto, certo, certo, quello sì. Hai un sogno nel cassetto musicalmente parlando? Mi piacerebbe un giorno intraprendere questo percorso anche a livello lavorativo, però intanto ho compiuto già un piccolo passo, far conoscere un'altra parte di me, perché tutti mi conoscono per aver studiato danza, quindi mi hanno visto solo danzare, non sapevano un po' potessi anche cantare, quindi è stata anche una sorpresa. Potresti essere un artista a 360 gradi. Magari, mi piacerebbe, perché ballo no? Tanto. Perché no, sì. Recitare anche allo stesso tempo. Recitare ancora quello non lo so. Non ci hai provato, non ci hai pensato. Però potrebbe essere anche un'altra cosa. Un'altra però idea. Il canto, sento di potermi esprimere meglio. Ci hai mai pensato a scrivere una canzone tua? Sì, sì, sì. A cucirtela addosso, sì, come si suol dire. Sì. La cosa che mi ha sempre bloccato è stato chi me la produce però questa canzone. Tu quindi scrivila, tu scrivila. Sì. Vedrai che qualcosa si muoverà secondo me. Guarda, noi con questo cocktail musicale interviste cerchiamo di portare avanti i talenti messinesi. Infatti siamo dappertutto. Dove c'è musica ci siamo noi. E dove ci sono giovani che vogliono mostrare e vogliono far vedere al mondo intero le loro capacità, noi ci siamo. Noi del cocktail musicale, le interviste ci siamo. C'è anche il cocktail musicale live, che è un programma radiofonico che va in onda ogni martedì sera. Noi ci siamo. Tu intanto getta le basi, inizia a scrivere, poi qualcosa faremo nascere. Abbiamo dei validi collaboratori e delle valide collaboratrici. Non mi vede, però lei adesso è
Va bene, abbiamo noi ti ringraziamo. Grazie. Rimani qui con noi in studio, però voglio fare una domanda alla tua collega, alla tua amica Mary Baviera. Mary, benvenuta anche a te. Grazie. Tu hai detto che non ami parlare. Non molto, preferisco cantare. Preferisci cantare. Esprimermi più facilmente. Ecco, allora fai finta che stai cantando. Allora dimmi la canzone che hai portato, una delle canzoni tue preferite, okay, che hai presentato, sì, a questo contest, alla Messina Talent Show. Allora, uno dei brani che ho più preferito, che ho portato appunto al Messina Talent Show, è stato Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia. Sì, tengo maggiormente a questo brano perché ha un significato molto bello. Parla della vita, parla del coraggio, quindi lo tengo molto a cuore. Una canzone molto signorile come lo è lei, come assolutamente lo è, sì, la Fiorella Mannoia, sì, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente. È veramente, poi la canzone è veramente molto bella, sì, bella e significativa, sì, sì. Perciò la tua cantante o il tuo cantante preferito sicuramente è Fiorella Mannoia. Tra le tante, sì, Fiorella Mannoia è una grande artista. Ne hai qualcuno a cui ti ispiri? Giorgia, sì. Laura Pausini, poi, sono appunto dei mostri della musica. Assolutamente sì, sì. Sono veramente delle grandi artiste. Come hai saputo di questo talent? Hai già partecipato in altri contesti, allora, musicali? Ho partecipato in altri contesti musicali, sì, per quanto riguarda concorsi canori. Sì. Questa per me a livello di organizzazione, sì, di, a livello di talent proprio in generale, per me è stata la prima volta, il primo talent show a cui ho partecipato. Devo dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Che rifaresti naturalmente? Assolutamente sì, altre mille volte. E che consiglieresti a chi? Assolutamente sì, consiglio a tutti di partecipare alla prossima edizione perché ne vale davvero la pena. Io all'interno di questo talent ho conosciuto in primis delle persone fantastiche. E all'interno di questo programma tutti loro, tutti i miei compagni sono stati per me un'ancora, un punto di riferimento. Ci sono sempre stati sin dal primo giorno. E invece per quanto riguarda appunto me stessa, devo dire che sono felice del percorso che ho fatto. Ho avuto una crescita immensa e sono riuscita a far vedere la vera Mary, che molte volte dietro magari alla troppa timidezza non riesce a uscire. Esatto. E Messina Talent Show mi ha permesso tutto questo, quindi io sono felice di quello che ho fatto. Anch'io sono felice perché prima di iniziare questa puntata mi ha detto: io non voglio parlare, non so parlare, voglio solo cantare. Cantaci una canzone così, un pezzettino di canzone così a cappella. Quale preferisci? Vabbè. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. Che sia benedetta. Grazie. Un applauso per Mary, veramente. Ti sei emozionato. Mi ha fatto venire i brividi, come al talent, sì. La pelle d'oca, sì. Va bene. E lo consiglieresti allora ai tuoi amici? Assolutamente sì. Anche lo tu, un sogno nel cassetto? Sì. Ti piacerebbe continuare il tuo percorso musicalmente, sì, parlando? Sì, sì, assolutamente sì. Il mio sogno nel cassetto appunto è quello di un giorno di poter diventare una cantante. Ho sempre avuto questo sogno sin da bambina. Lei adesso è il momento giusto. Sì. Mi auguro che appunto si possano aprire tante porte, tante esperienze, e mi auguro di poter arrivare appunto all'obiettivo. Ok. Noi ti facciamo veramente tantissimi in bocca, grazie, al lupo, grazie sia mille a te, sia alla tua collega Francesca, anche grazie ad Ermi che abbiamo appena ascoltato. E grazie a tutti per averci seguito in quest'altra puntata del Cocktail Musicale e le interviste. Appuntamento alla prossima edizione. Vi ricordiamo che è una produzione ANS TV. Grazie a tutti, alla prossima.